I pasticciotti presentano Piangi cuore, ma di Glenn Ringfeld e Charlotte Pardi. Intorno alla tavola di una cucina erano riuniti quattro fratelli, due maschi con le sorelle più piccole. Con loro a capo tavola sedeva una figura lugubre con un mantello nero. Da sotto il cappuccio spuntava solo il naso adunco. Fuori dalla porta aveva lasciato la falce. Era la morte. La morte aveva il respiro affaticato e lamentoso, che le dava un'aria ancora più tetra. Ma i bambini erano troppo addolorati per averne paura, perché la loro nonna era a letto, malata, e la morte voleva portarsela via. Loro lo sapevano e cercavano di prendere tempo, anche perché la morte non ha altri amici che la notte e deve rientrare nel suo regno prima dell'alba. Se facesse tardi, sarebbe costretta ad andarsene senza la nonna, pensavano i bambini. Perciò le offrirono un caffè e ogni volta che la morte finiva di bere, il più grande era lì pronto a riempirle di nuovo la tazza. «Un altro caffettino?» le chiedeva gentilmente. La morte accettava perché il caffè le piaceva molto, preferibilmente bello forte e nero come la notte. Il tempo passava, ma alla fine la morte posò la mano ossuta sulla tazza per indicare che il caffè le bastava e fece per alzarsi. All'improvviso però la bimba più piccola, che fino ad allora l'aveva guardata in silenzio, l'afferrò per una manica e disse con la sua voce più struggente: «Cara morte, perché la nonna deve morire? Noi le vogliamo tanto bene!» C'è chi dice che la morte abbia il cuore sordo e nero come il carbone, ma non è vero. Sotto quel mantello il suo cuore è rosso come il tramonto più bello e batte d'amore profondo per la vita. Rattristata dalla situazione, la morte restò un istante con lo sguardo assorto. Poi raccontò ai bambini questa storia. Tanto tempo fa, ma così tanto che lo ricordo quasi solo io, c'erano due fratelli che abitavano nella stessa casa. Uno si chiamava Dolore, l'altro Pianto, e in effetti erano due tipi sconsolati, la mestizia fatta persona, abituati com'erano a stare sempre insieme giorno dopo giorno, l'uno più cupo, malinconico e chiuso dell'altro. Abitavano in una valle tutta circondata da monti, dove non arrivava mai un raggio di sole. Ma in cima a uno di questi monti vivevano due sorelle. Una si chiamava Gioia, l'altra Risa. Verrebbe naturale pensare che per loro fosse l'opposto, che fosse sempre una bella giornata di sole e di ore liete, e grosso modo era così. Eppure ognuna delle due sorelle sentiva la mancanza di qualcosa. Non capivano bene cosa, ma era come se non riuscissero a rallegrarsi di tutta la felicità che avevano. Come avrete indovinato, le due sorelle un giorno incontrarono per caso i due fratelli. Fra Gioia e Dolore fu amore a prima vista, e lo stesso accadde a Pianto e Risa. Scoprirono ben presto di non poter fare a meno l'uno dell'altra. Così si tenne una grande festa di nozze, e le due coppie di novelli sposi andarono a vivere ciascuna nella propria casetta. Le due casette sorgevano ovviamente a metà strada tra quelle dove avevano abitato un tempo. In tal modo la distanza era uguale per tutti. Così a volte si scendeva a trovare i genitori di Pianto e Dolore, altre volte si saliva dai genitori di Risa e Gioia. I quattro divennero molto vecchi. Il giorno in cui Pianto morì, morì anche Risa, e lo stesso successe a Gioia e Dolore. Stavano così bene insieme che l'uno non poteva vivere senza l'altro.
La morte guardò la bimba più piccola con occhi mesti e fece una smorfia che in realtà era un sorriso affettuoso. «Con la vita e la morte è lo stesso», disse. «Che valore avrebbe la vita se non ci fosse la morte? Chi potrebbe rallegrarsi del sole se non ci fosse mai un giorno di pioggia? E si potrebbe mai desiderare il giorno se non esistesse la notte?» I bambini si scambiarono uno sguardo avvilito. Forse non capivano tutti allo stesso modo quella strana storia, ma sentivano che la morte aveva ragione. La morte si alzò, fece una carezza alla bimba più grande e con passo pesante si diresse verso le scale. Guardando dalla finestra, il più piccolo vide che non mancava molto all'alba e pensò che, nonostante tutto, avrebbe fatto ancora in tempo a fermarla. Il più grande però lo trattenne. «No», gli disse, «non dobbiamo disturbare il corso della vita». Poco dopo si sentì aprire una finestra al piano di sopra e in camera della nonna la voce della morte che diceva «Anima, vola via!». Quando i bambini entrarono nella camera, la nonna era morta. La finestra era aperta e il vento agitava le tende bianche. Ai piedi del letto, la morte guardò i bambini e disse «Piangi, cuore, ma non ti spezzare». Poi sparì giù per le scale. I bambini provarono un grande dolore, ma nelle parole della morte trovarono sempre consolazione. Ogni volta che aprivano una finestra, ripensavano alla nonna. E mentre il vento accarezzava i loro visi, la sentivano vicina. Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di fare mi piace cliccando sull'icona qui sotto. Per me è molto importante, quindi grazie in anticipo se lo farai. Per essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, ricorda di cliccare anche sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla campanella di fianco.